Vivicità e Radio 1 sono un binomio inscindibile. Tra l'altro quest'anno è ancora più preziosa la partecipazione della radio nel racconto di Vivicità, visto che si celebrano i 100 anni, il secolo di vita della radio. Ma direi che centrale deve essere l'attenzione per i Vivicità, per lo sport praticato, per lo sport per tutti, per lo sport sociale, per lo sport in grado di inviare messaggi di valori, valori. Io credo che in questo momento così drammatico per la storia dell'umanità lo sport abbia una funzione molto importante, che è quella appunto di riuscire a veicolare valori. Non può esistere sport senza messaggi che siano vicini, naturalmente, alla difesa, alla tutela dei diritti umani, alla difesa, alla tutela dei valori che sono poi gli stessi valori fondanti dello sport. E da questo punto di vista la corsa che Vivicità ogni anno organizza in ogni angolo di questo paese e anche fuori da questo paese è una dimostrazione straordinaria di quanto lo sport possa essere aggregazione, possa essere inclusione, possa essere messaggio di vita. Messaggio naturalmente di uguaglianza. E quindi ancora una volta felice, anche se non sono più in azienda in questo momento, felice che Radio 1 ci sia anche questa volta, sia al fianco di Vivicità.